Amici telespettatori, ci siamo e venerdì naturalmente c'è Polifemo. Quest'oggi abbiamo voluto dedicare una puntata particolare a Lizzano, alle cantine di Lizzano, proprio per promuovere il nostro territorio. La nostra è una trasmissione certamente di denuncia, ma è una trasmissione che vuole promuovere, vuole valorizzare l'esistente e il patrimonio naturale, il patrimonio enogastronomico, il patrimonio turistico della nostra terra, dell'area ionica, va assolutamente evidenziato. Ecco perché abbiamo appunto voluto realizzare quest'oggi una trasmissione diversa dalle altre. E durante questa stagione estiva punteremo ai comuni della provincia ionica proprio per far vedere quella ricchezza di cui il nostro territorio dispone. Taranto, grazie a Dio, non è solo l'Ilva. Questa trasmissione sarà in effetti una sorta di documentario, chiamiamolo così, la vita, diciamo, del come nasce una bottiglia di vino, ecco, possiamo metterla in questi termini, le varie fasi appunto che si succedono e si susseguono in cantina. E allora partiamo, ci farà da guida, da cicerone, appunto il dottor Pinto, che è appunto l'enologo. Dottor Pinto, intanto diciamo un po', diciamo qualcosa brevemente sulla storia di questa cantina. Questa cantina è nata nel 1959, fondata da un colonnello medico della Marina Militare che era di stanza a Taranto, sposò una ragazza qui del luogo ed ebbe allora questa felice idea di creare una delle più grandi e importanti cooperative di allora. E dopo 2 anni dalla fondazione già ha iniziato a imbottigliare i vini, che qui abbiamo ancora una serie di etichette di prodotti eccezionali, e già da allora avevamo le indicazioni, diciamo, geografiche: Malvasia, Moscato, Primitivo, Negramaro. Quindi una vasta gamma di prodotti, e come si vede fa proprio specie vedere, no? Dei prodotti tra virgolette storici di questa cantina, si vede l'etichetta invecchiata, ingiallita dal tempo. E lo scopo appunto era quello di valorizzare il prodotto, e già da allora che qui in Puglia, diciamo, il vino era commercializzato per il 90% in cisterne, ha avuto la felice idea di imbottigliarlo, cioè di confezionarlo e vendere direttamente per dare un reddito maggiore ai nostri agricoltori. Dicevamo una varietà di vini, ecco, parliamo della tipologia. Sì, la tipologia è il Vitigno Principe e il Primitivo, naturalmente, però anche il Negramaro, la Malvasia, all'epoca anche il Moscato, che poi abbiamo ripreso adesso negli ultimi anni. Cioè lui aveva una visione già futura del mercato vinicolo, e diciamo lo scopo importante era appunto quello di creare più reddito ai nostri agricoltori. Ed ora ci ha, mentre noi chiacchieravamo amabilmente col nostro enologo, ci ha raggiunto la Presidente. Attuale. E allora, Presidente Rita Macripò, Presidente della cantina, c'è poco da dire, la cantina è indissolubilmente legata a Lizzano, alla sua storia, alle sue tradizioni, è un brand per valorizzare il territorio. Gli sforzi che sono stati compiuti e si guarda sempre avanti verso nuove mete, verso nuovi obiettivi.
Indubbiamente gli sforzi che sono compiuti sono tanti nel corso degli anni. Innanzitutto mantenere alto il nome e quindi la qualità del prodotto, perché il prodotto della cantina di Lizzano è sempre stato sinonimo di grande genuinità e qualità. Per fare questo il nostro territorio ha sempre mantenuto una linea innovativa ma anche tradizionale, sia nella finificazione, cioè qui come cantina ci siamo organizzati per tutto ciò che è tecnologicamente avanzato, ma rispettando sempre quelli che erano i canoni della vecchia vinificazione per avere un prodotto stabile e sempre eccezionale. Anche i nostri agricoltori si sono, come dire, abituati a questo modo di comportarsi. Noi siamo molto attenti all'ambiente, nei nostri terreni non si usano pesticidi, anche se gli impianti sono tutti all'avanguardia, è un lavoro soprattutto manuale, dove il vigneto viene coccolato dalla nascita, nel senso che sono sempre le stesse mani esperte a coltivare il terreno, da quando si parte con la potatura a quando si vendemmia, quindi niente viene lasciato al caso, è sempre tutto molto controllato e soprattutto con un occhio di riguardo proprio alla pianta e quindi al prodotto genuino. Una produzione che esorbita anche dall'area, diciamo, provinciale, raggiunge tutta la regione, raggiunge l'Italia, raggiunge l'estero. È un brand, dicevo, legato al territorio di Lizzano. Sì, è un brand legato al territorio di Lizzano, ma soprattutto stiamo avendo grande successo all'estero, perché vediamo che i nostri clienti continuano a prendere il nostro vino e aumentando sempre i quantitativi, proprio perché hanno visto che il nostro prodotto è un prodotto eccezionale e soprattutto accessibile a tutti. Qualche aneddoto, qualche momento particolare della sua attività come presidente, qualche occasione così che lei ricorda con particolare affetto legata a questo evento, appunto a tutta l'attività che lei svolge. Ma diciamo di aneddoti ce ne sono tanti, l'aneddoto che maggiormente, come dire, adesso mi salta alla mente è quello che oggi le donne per potersi affermare devono ricorrere alle quote rosa e via di seguito. La cantina di Lizzano, proprio innovativa, 20 anni fa ha nominato me come presidente ed ero la prima presidente donna di una cantina, quindi all'inizio ho dovuto tanto, come dire, da dover lottare per potermi imporre in un mondo soprattutto maschile, però alla fine mi rendo conto, anche se sono stata, come dire, la prima, adesso ci sono molte donne che seguono questa mia orma, quindi è un messaggio anche per le donne, perché l'agricoltura dà anche molta soddisfazione a noi donne. Venti anni sono tanti, tanto lavoro, tanto impegno, tante conquiste fatte, forse anche qualche momento così in cui uno magari c'è un qualche momento così di abbattimento, come nella vita, no? Come in ogni attività che si pone in essere, però c'è la passione, c'è l'ambizione, c'è la volontà di crescere. Indubbiamente, questo è un lavoro che lo si può fare soltanto se si ha molta passione e si crede molto nel territorio. Io non ho avuto mai momenti di scoraggiamento, proprio per la mia tenacia, perché credo molto nel territorio. Ritengo di stare in una zona bellissima, come dire, in una valle meravigliosa che è quella di Lizzano. Abbiamo un terreno fertilissimo, un clima eccezionale, dei prodotti, come dire, che rispecchiano quello che è proprio tutto il nostro lavoro. E non mi abbatto facilmente, cioè credo e continuerò a crederci sempre. Dottor Pinto, iniziamo un po' questo documentario, iniziamo dalla prima fase, dal primo momento, il momento in cui l'uva arriva con i camion qui e quindi inizia tutto questo percorso virtuoso produttivo.
Allora, arrivano i camion dell'UE dei soci e viene fatto prima un controllo visivo per vedere la qualità, poi viene fatta la gradazione zuccherina, perché poi in base alla gradazione zuccherina e alle qualità dell'UA verrà liquidata l'UA socio. E dopo questi dati destiniamo l'uva allo scarico adatto. Abbiamo quattro tipologie di scarica, di scarico, sempre, ripeto, in base alla varietà dell'uva, al grado e alla qualità. Qui poi procede un percorso all'interno della cantina che va nei vinificatori, dove poi sosterrà per il periodo di fermentazione e poi fine fermentazione segue altre lavorazioni che vedremo successivamente in cantina. Ci occupiamo, a partire da questa parte, della vinificazione e ovviamente dobbiamo fare anche un salto indietro al passato, come avveniva la vinificazione un tempo, per arrivare poi ai giorni nostri. Abbiamo infatti qui vicino alle nostre spalle i cosiddetti fermentini. Com'è cambiato proprio il sistema, il processo? Allora, il processo prima, non avendo la tecnologia moderna, soprattutto il freddo, si usavano piccoli contenitori dove macerava il mosto con le bucce. Questi erano da circa 180 ettolitri, appunto piccoli perché il calore si doveva disperdere nell'ambiente. Oggi invece abbiamo la nuova tecnologia, il freddo, e qui possiamo vedere all'esterno, vedremo i nostri vinificatori in acciaio termocondizionati, dove appunto c'è la nuova tecnologia. Abbiamo fatto cenno a questa evoluzione nella vinificazione ed ecco le strumentazioni più moderne, quelle attuali. Sì, qui abbiamo due esempi di vinificatori, cioè sarebbe il processo soprattutto per i vini rossi, dove arriva l'uva dalle pigiatrici di raspata, buccia e most vengono messi in questi contenitori. Qui alla mia sinistra abbiamo verticali e qui alla mia destra invece un orizzontale. Quello verticale è un po' il tradizionale, dove qui sosta buccia e mosto per circa una settimana e 10 giorni, costantemente al giorno vengono fatti 6 rimontaggi di 20 minuti, cioè viene presa la parte liquida dal fondo e immessa sopra il serbatoio. Perché? Perché sappiamo bene che le bucce nel mosto galleggiano nella parte superiore. Questo processo serve per estrarre soprattutto il colore dalle bucce e anche trasferire gli aromi, e chiaramente il rosso fermenta a una temperatura controllata intorno ai 25-28 gradi per dare anche corpo e sapore al vino futuro. Qui abbiamo un contenitore invece, un vinificatore, pardon, orizzontale, cioè questo è particolare perché fa tenere sempre le bucce a contatto con il mosto, che piano piano chiaramente con la frazione dell'alcol diventa vino e accelera il processo, cioè mentre qui sono necessari almeno 10 giorni, qui possiamo ridurre anche a 6-7 giorni di lavorazione. Questo contenitore orizzontale ha anche un'altra funzione. Qui viene fatta la macerazione carbonica. Che cos'è? Sarebbe la vinificazione dei novelli. Viene messa l'uva intera con acidi interi in questo contenitore, chiuso, saturato con anidride carbonica e tenuto anche qui per 8-10 giorni. Cosa succede? Le particelle, diciamo, gli aromi della buccia passano nella polpa dell'uva. Viene fatta poi la spremitura, una fermentazione a freddo per conservare appunto questi aromi che stavano sulla buccia e sono passati nella polpa, e poi dopo 20 giorni circa, un mese, il vino è già pronto per essere messo al consumo, cioè il cosiddetto novello, il primo vino di novembre. Nel corso della puntata degusteremo i vini delle cantine di Lizzano, però io non potevo resistere, eccomi con un bel calice e in questo modo annuncio la pubblicità. A tra poco. È il momento ora delle attrezzature per la pressatura, a partire dal torchio e quant'altro. Sì, qui dopo i 10 giorni che il vino
fermentato con le bucce, parliamo sempre di vini rossi, avviene l'estrazione della parte liquida. Allora abbiamo la prima macchina che è lo sgrondatore, che toglie circa il 60% del prodotto, il fiore, che viene messo in vasche separate, e l'ultimo, diciamo 15%, viene tirato fuori dalla pressa torchio. E infine in fondo possiamo vedere la pneumopressa, che è dedicata invece per i vini rosati e per i vini bianchi. E siamo ora in un'altra fase, la fase in cui il vino viene stoccato nelle botti. Allora, noi abbiamo lasciato sulla vinificazione. Dopo la vinificazione, l'estrazione del mosto vino, ormai finito la fermentazione, viene stoccato in vasche vetrificate per circa 20 giorni. Viene fatto il primo travaso, poi si fa un secondo travaso e poi una parte del vino viene mandato all'imbottigliamento nei silos d'acciaio, dove segue un breve periodo di maturazione. La parte magari più pregiata, dove faremo i vini di alto pregio, viene portata qui in questa bottaglia e viene messa nelle botti piccole. Qui abbiamo i tonneau, che sono contenitori da 5 ettolitri, sarebbe la doppia barrique, dove mettiamo soprattutto il negramaro, cioè il vino giovane, di dare subito una maturazione di circa 6 mesi, di cui faremo il Mano Rossa, che è il nostro DOC Lizzano Negramaro. Nelle botte grandi invece viene messo il primitivo, che parte dai 6 mesi fino a un anno di invecchiamento. Il processo della botte non è quello principale di dare il gusto di legno, ma invece di fare l'affinamento, cioè qui passano attraverso i pori del legno piccole particelle di ossigeno che consentono di far maturare i tannini, cioè quando li estraiamo sono dei tannini un po' amari, col tempo e con l'ossigeno diventano dolci, danno struttura, corpo e anche fanno mantenere il vino nel tempo, usando magari meno additivi. Quanto tempo rimangono nelle botti? È minimo 6 mesi e a volte anche un anno. Appunto, facciamo delle continue degustazioni per vedere quando è il periodo giusto per portarlo all'imbottigliamento. Siamo ora nel laboratorio perché i vari campioni vengono prelevati e scrupolosamente analizzati. Sì, lo scopo del laboratorio sono due. Uno è quello di cercare di avere, nei limiti del possibile, perché sappiamo che il vino è una materia vivente, di fare una qualità quasi sempre costante. E l'altra è anche di dare un servizio ai consumatori. Controlliamo le fasi della produzione dall'inizio, dalla campagna, da quando inizia l'uva a maturare, fino alla fine, appunto, all'imbottigliamento, tutti i vari controlli che serve dare anche, ripeto, sicurezza anche al consumatore. Quindi studiosi della materia, esperti che appunto vedo qui le varie provette, che appunto studiano, non lasciano nulla al caso. Sì, nulla al caso, e soprattutto visto che noi ormai il vino non va a finire solo localmente, ma va a finire in Europa, all'estero, in tutti i paesi del mondo, e giustamente il vino deve subire anche vari sbalzi di temperature, dal caldo al freddo, ed è importante che sia perfetto prima della partenza. Ed ora la fase dell'imbottigliamento. Diciamo che il prodotto sta arrivando al compimento e lo abbiamo visto appunto da quando il vino viene messo nelle bottiglie, vengono messi appunto i tappi, tutto ovviamente automatizzato, meccanizzato, l'etichettatura e poi lo strumento meccanico che preleva le bottiglie e le mette nelle varie scatole con appunto l'etichettatura e quant'altro. Allora, la linea di imbottigliamento nostra è composta da la prima macchina è una lavatrice sterilizzatrice, anche se noi utilizziamo solo ed esclusivamente bottiglie nuove,
poi passa alla riempitrice che è anche isobarica, cioè adatta anche a imbottigliare i vini frizzanti e gli spumanti, poi abbiamo il tappatore sughero e anche il tappatore vite, l'etichettatrice autoadesiva e il confezionamento che consiste nel formatore di cartone, incassettatrice e nastratrice finale. Quindi una fase abbastanza spedita dovuta appunto alla meccanizzazione, no? Forse in altri tempi la procedura era molto più lunga, più farraginosa, ora ormai le macchine fanno tutto. Sì, era molto più lunga e più farraginosa, non era precise come queste sono adesso, e questa linea fa circa 3.000 bottiglie l'ora e ci consente chiaramente di ottimizzare anche i tempi e i costi di imbottigliamento. Abbiamo visto anche le autoclavi. Sì, noi siamo una forse delle poche aziende ancora in Puglia che da sempre sia i vini frizzanti che gli spumanti li abbiamo prodotti noi qui in cantina, avendo appunto l'attrezzatura adatta, le autoclavi e anche la riempitrice isobarica, e ci teniamo a dire che il nostro prodotto è proprio parte dall'UE e finisce imbottigliato qua in Puglia, senza andare come magari parecchie ditte lo fanno imbottigliare altrove, in particolare al nord. Beh, abbiamo visto tutta la fase, dalla raccolta per così dire all'imbottigliamento, ora siamo qui nel punto vendita, vengono numerosi clienti perché si vende anche il vino sfuso oltre che quello appunto in confezioni. Parliamo di questi vini, la qualità, le tipologie e quant'altro. Sì, qui siamo appunto nel cuore dell'azienda, dove diciamo la gente ha la possibilità sia di degustare e anche giustamente di acquistare. Abbiamo sia il vino sfuso che viene venduto alla pompa e poi tutta la gamma delle bottiglie. Dalle bottiglie partiamo dalla linea IGT e adesso abbiamo fatto anche un restyling di tutte le etichette proprio per, ripeto, per affrontare i nuovi mercati e anche dare anche un'immagine al nostro vino, perché già abbiamo la qualità, ma cerchiamo anche di dare l'immagine visiva. Quindi mi diceva le varie tipologie? Le varie tipologie abbiamo dalla linea IGT, che va dal bianco, dalla Malvasia bianca, un Negramaro rosato, un Negramaro rosso, un primitivo IGT Salento, e poi abbiamo la linea DOC Lizzano, essendo qui nel territorio, siamo l'unica azienda che imbottiglia il DOC Lizzano, abbiamo un bianco, un rosato e una Malvasia nera. Che guarda caso quest'anno abbiamo preso un altro premio importante al Vinitaly, ha preso più di 90 punti e ha preso il premio di Star Wine 2017. Certamente una grossa soddisfazione. Va a finire nella guida, in questa guida particolare che viene diciamo letta in tutto il mondo. E poi anche abbiamo un altro DOC Lizzano, il Negramaro Mano Rossa, che quest'anno ha preso anche 96 punti nella guida Maroni. E poi passiamo alla gamma dei primitivi. Abbiamo un primitivo DOC Manduria Macchia, che è il nostro cavallo di battaglia, soprattutto all'estero. Un altro primitivo di gamma superiore, il Mano Nera. E il primitivo dolce naturale di OCG, e un passito di moscato e una grappa di Negramaro. Noi inviamo le vinacce fresche a una distilleria e questa ci produce appunto la grappa di Negramaro. Produciamo anche vini frizzanti, in particolare un bianco, Canulli, e dall'anno scorso siamo usciti anche con un Canulli rosato con uvaggio primitivo e Negramaro. Beh, prima di congedarci dobbiamo naturalmente degustare, dobbiamo mettere alla prova, no? Scherzo, naturalmente, la bontà, la qualità dei vini. Ho tra le mie mani la tanto declamata Malvasia. Beh, le caratteristiche di questo vino. Sì, non potevamo essere qui a Lizzano, giustamente abbiamo scelto sia la Malvasia perché è un vitigno autoctono e in più è anche nella versione DOC Lizzano. Questa è una Malvasia 2015. Ha avuto un leggero passaggio nelle botti di legno, ha una gradazione di circa 13,5 e come abbiamo detto quest'anno ha preso anche il premio al Vinitaly nella Star Wine. E in questo momento apriamo in diretta e così apriamo. Lo degustiamo. Seguiamo in presa diretta proprio le operazioni di apertura. Beh, indubbiamente è bello vedere, no?
dal momento della raccolta, non c'eravamo ovviamente alla raccolta, ma abbiamo visto tutte le fasi di produzione, ed è bello vederlo dopo l'imbottigliamento. Ecco, qui abbiamo il momento culmine, diciamo, per vedere la bontà del prodotto e se abbiamo lavorato bene tutto l'anno. Penso che per la fama nazionale e internazionale che avete, dubbi non ce ne sono, ma lo proviamo. In questo momento con la fase di stappatura, non ci sono problemi al tappo, versiamo nel bicchiere, qui possiamo osservare la bontà del colore, vediamo un colore rosso rubino intenso, il profumo sembra eccezionale. Sentiamo odori di frutta matura, un po' di ciliegia, direi anche di prugna. Provo a degustare. Dal gusto morbido, lungo, persistente. Possiamo assaggiare tutta la nostra bontà di questo prodotto. Possiamo dire che abbiamo superato la prova. Io direi di fare un brindisi insieme. Lo devo degustare anch'io. È chiaro. Cin cin, cantina di Zara. Beh, abbiamo voluto dar vita ad una puntata diversa, ma la nostra mission è quella di valorizzare quelle eccellenze del territorio, e le cantine di Lizzano certamente lo sono. È un modo questo di far crescere il territorio, far crescere noi stessi, portare alto il nome di Taranto, della sua provincia, di Lizzano nella fattispecie, in Italia, in Europa e nel mondo. In tante zone d'Italia sanno anche valorizzare la minima pietra, la minima fesseria. Noi che abbiamo le pepite d'oro, e queste pepite vanno evidenziate, vanno sublimate. In questa ottica il nostro modesto contributo, grazie all'amico enologo che ci ha fatto così da guida, da maestro, da Cicerone. Ancora un'ultima precisazione. Sì, essendo, come abbiamo detto, una cooperativa, noi prendiamo l'uva dai nostri soci e, come vedete scritto sulle nostre etichette, c'è scritto integralmente prodotto e imbottigliato, cioè tutto il processo di filiere nasce e si chiude nella cooperativa. Bene, era importante questo. Che dire, mi congedo da voi con questo bel calice e a seguire alcune puntate davvero frizzanti, molto importanti, di denuncia da parte di Senza Bavaglio. Vogliamo appunto mandarvele per la loro importanza all'interno di Polifemo. L'appuntamento con Polifemo venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale, canale 93 del Digitale Terrestre, viva la Puglia Channel, e canale 879 Sky, viva l'Italia Channel. Saremo ancora con voi. Un'informazione libera, una informazione che vuol promuovere il territorio. Buona serata.